Benvenuti nella cucina di Benedetta e Parodia. Oggi vi prepariamo un piatto bellissimo, ridicolissimo. Riso, patate e cozze. Passiamo alla preparazione. Come prima cosa un filo d'olio nel tegame, le patate. Facciamo una bella spruzzata di riso. Ci facciamo una bella risata. Ridiamo. Visto che è carnevale, ridiamo un po'. Ridiamo. Poi le cozze. Sì, arrivo. Ah, arrivi. Ecco la cozza. Abbiamo detto quelle di mare. Prezzemolo. Codongiungolo sempre dappertutto. Non manca mai. Un po' di pepe, le altre patate e così via. E si fanno 2-3 strati di tutti questi ingredienti. Poi alla fine una bella spolverata di pane. No, una bella cozza. No, basta con le cozze. Basta. Adesso alla fine ci mettiamo una bella spruzzata di pane grattato. Ah, sì. L'olio. Un altro poco d'olio. Il pepe. Un filo di sale e dopo aver preparato il tegame con 3 strati di riso, patate e cozze si deve infornare per 45 minuti a 150 gradi. Questa ricetta vi è stata offerta da Benedetta e Parodia. Se non avete riso abbastanza e cozze, venite tutti a Carnevale di Putignano!